Lei, della sua bellissima compagna, Rosio, ha detto: la chiamo compagna guerriera, perché quando è il momento di combattere, lo fa. Insieme ne abbiamo passate tante. Cosa avete superato insieme? Beh, abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia e a volte qualche attacco, e devo dire che insomma siamo andati avanti bene credendo in noi stessi, e quindi come al solito poi le cose, se si lascia il tempo passare il tempo e si dimostra con i fatti, le cose funzionano. Poi più difficile immagino sia stato all'inizio. Stava finendo, diciamo, il suo matrimonio, era più o meno finendo o non finendo, comunque era già finito, sì, sì. In quel periodo, e ovviamente, diciamo, lei ha avuto tutti i riflettori accesi su di lei, su questa storia, che è una cosa abbastanza inedita perché lei è molto riservato. È una cosa che lei ha temuto potesse danneggiare la sua carriera? Perché c'è stato abbastanza violento il momento. Non mi, no? Sarei separato, ecco, se pensavo che potesse danneggiare la mia carriera. No, dico quel tipo di attenzione mediatica addosso, dico, non la decisione sua, che è legittima. Beh, certo, si fanno i conti con quello che senti dentro e quello che vuoi di più. Di certo non c'è niente di più importante di quello che senti dentro. Poi se succede qualcosa, che succedi? Cioè, comunque, diciamo, come è noto a tutti, come tempo un po' sbagliato. Insomma, qua vale tutto. Come è noto a tutti, la sua ex suocera è l'avvocato, diciamo, matrimonialista o divorzista, non so come si dica, più famoso d'Italia, no? Anna Maria Bernardini De Pace. Lei, quando si è fidanzato con la figlia, lei l'aveva capito? O è andato incontro al suo destino così? Beh, come al solito, ecco, quelle sono le cose impulsive di cui parlavo, che non ragioni, non rifletti e lo fai perché comunque ami in quel momento. Vabbè, se avesse riflettuto immagino sarebbe sposato lo stesso. Sì, sì. Comunque, ad un certo punto, nel 2014, il giornale pubblica una lettera aperta della sua ex suocera, appunto a Bernardini De Pace, dal titolo «Caro genero degenerato». Vai e non tornare. Una lettera, diciamo, non proprio amichevole, che si chiudeva così, le leggo solo la chiusa. Non hai né fegato né cuore, mio caro genero o degenero, per meglio dire, la tua forza anche sessuale dura per il tempo di uno spot, sei un uomo a breve termine di conservazione scaduto. Ma parlava di lei? No. Lei dice di no. E lei, perché lei disse in un'intervista: quella lettera mi ha profondamente ferito. Poi là, anche, diciamo, c'è anche una querela, no? Per diffamazione e tutto. Quindi il sospetto che potesse parlare di lei, diciamo, è legittimo. Beh, sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore, quindi cercano di un po' di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l'altro, pensando che il dolore poi si attenui, però penso che sia forse un boomerang e poi ritorni molto indietro. Adesso come va il rapporto? Meglio, avete superato? Sì, sì. Siete amici? C'è qualcosa che dicono di lei che non è vera, che le dispiace perché non è vera? Trovo che sia una perdita di tempo ascoltare le cose che dicono gli altri, non vere, quindi tanto è meglio dimostrare con i fatti quello che sei, è inutile dire non è così, l'importante è essere quello che sei. A un certo punto, nel pieno della tempesta mediatica, lei fa un'intervista a Vanity Fair e dice: io e Chiara, la sua ex moglie, ci stiamo separando, ma io non sono gay. A chi sospetta che sia omosessuale lo dico apertamente, mi piacciono le donne. Facendo seguito, diciamo, lei ad alcuni invece articoli che erano usciti, no? Diciamo che in quel periodo tante cose, diciamo, non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Mi dispiace aver puntualizzato questa cosa perché in realtà non ha proprio alcun... Non c'è nessun problema, dice lei. Non c'è nessun problema. Se fosse stato un uomo, sarebbe stato un uomo. Se fosse stata una donna, sarebbe stata una donna.
Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Perché secondo lei? Non lo so. Molti parlano di questo lato un po' così, però vabbè, ognuno la pensa come vuole. Certo. Qual è il suo punto debole nella vita? Il suo punto di frattura, no? Ce l'abbiamo tutti. È che non sono... che a volte mi dispiace essere troppo severo. Ecco, quello è un punto... È il suo punto debole? Sì. Lei è molto severo? Lei è severo, dico. A volte credo che ci voglia forse un po' di severità in più per essere poi credibile. A volte mi lascio trasportare dal fatto che comunque non riesco a tenere un'arrabbiatura per molto tempo, cioè mi dispiace. Quindi è severo o non è severo? Mica ho capito. Sono inizialmente severo, però poi mi dispiace poi e poi mollo, sì.